Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 19. Mi svegliarono le infermiere per portarmi la colazione, ovvero brioche e caffè doppio. Non vedo l'ora di uscire, ma soprattutto non vedo l'ora di ricordare tutto. Questa Giulia è molto brava, è l'unica che mi sta dando una mano. Finì la colazione e mi misi un po' al computer. Andai su YouTube e mi ascoltai della musica, i Pooh, Hungerfist e così via. Ad un certo punto si aprì una strana pagina. Cercai di chiuderla, ma nulla. La pagina mostrava uno strano gioco intitolato Ouija. Subito dopo apparve Giulia. A momenti mi veniva un infarto. Giulia, dannazione, mi hai fatto cagare addosso. Scusami, guarda questa pagina. Te l'ho aperta io. Che cos'è questo Ouija? È una seduta spiritica. Che cosa c'entra con me? Ascolta, so che sembra strano, ma è l'unico modo in grado di farti uscire da qui domani. Ok, lo farò. Spiegami come funziona. Allora, è una tavola dove ci sono scritte tutte le lettere dell'alfabeto. I numeri da 0 a 9. Yes, no, goodbye, e al centro in alto c'è scritto Ouija. Te con la plaquette, che sarebbe un aggeggio dove dovrai appoggiarci il dito, dovrai porre delle domande invocando uno spirito che vuoi. In questo caso, invochi me. Ascolta, non ci ho capito nulla. Spiega terra terra, per favore. Allora, te fai delle domande tenendo il dito sulla plaquette e io ti risponderò da un altro mondo, cioè da quello dei morti. E in poche parole, mi impossesso della tua mente e ti faccio ricordare tutto. Ah, un gioco da ragazzi, insomma. Mai sottovalutare la tavola Ouija. Ci sono spiriti che fingono di essere altri spiriti, quindi per riconoscermi dovrei farmi questa domanda. Dov'eri quando hanno ucciso i tuoi genitori? E se io ti rispondo, lo scoprirai avanti, vuol dire che sono io. E se ti dicono altro, chiedi allo spirito di chiudere la seduta. Va bene, quando lo faccio? Stanotte, verrò io. Va bene, ora vado perché mi devono fare delle visite di controllo. Gli dirò anche che ho avuto due flashback, però non gli dico che l'ho avuto su una persona morta, mi daranno del pazzo. Non dirgli nulla, perché se gli dici che hai avuto un flashback, ma che non riguardano la tua famiglia, ti lasceranno ancora qui finché non ricorderai di loro. Speriamo che con questa seduta tutto si sistemerà. Fidati di me. Giulia scomparve nel nulla e subito dopo venne il medico che mi fece varie visite di controllo. Quando finalmente, dopo ore di visite, arrivarono le infermiere a portarmi il pranzo.